Le 10 proposte per il governo della città di Libera mi vedono assolutamente d'accordo e toccano dei temi fondamentali per l'amministrazione pubblica, a partire dall'etica e quindi dal fatto che non si debbano candidare delle persone che abbiano, appunto, siano state rinviate a giudizio o condannate per mafia o per altri reati contro la pubblica amministrazione. Nello stesso tempo pensiamo sia fondamentale le altre questioni poste rispetto anche al tema del costo del lavoro, cioè il fatto che non si debbano avere delle gare, cioè quindi non si facciano gare d'appalto al massimo ribasso, chiaramente pongono al centro una questione fondamentale, che non si possa comunque continuare ad andare ad agire sempre solo soltanto sul costo del lavoro. Le questioni relegate chiaramente al fatto della casa, la casa che è un tema di cui si parla troppo poco, e di come invece si debba pensare certamente a dare rappresentatività, per esempio rispetto agli inquilini delle case popolari, e però ci sia anche la necessità di continuare ad adottare quelle che sono delle soluzioni innovative. L'amministrazione uscente ha messo in campo il servizio locale, che è un servizio positivo e rappresenta certamente un'innovazione su questo fronte per far incontrare domande offerta, dando delle garanzie, e penso che si debba proseguire in questo senso e magari pensare anche ad altre soluzioni di co-housing, mix sociale, che la città ha già sperimentato magari in forme contenute e che quindi devono prendere ancora più piede. Una questione che mi è particolarmente cara è legata ai servizi pubblici locali, che sono una delle deleghe più importanti che ha l'amministrazione pubblica e che deve certamente essere considerata in vista anche appunto della prossima amministrazione con grande attenzione, anche perché il tema delle privatizzazioni è un tema molto delicato. Noi riteniamo che più che privatizzare bisognerebbe far funzionare bene il pubblico, anche chiaramente in collaborazione con altri soggetti, che sono appunto in questo caso, così come indicato, le cooperative sociali, e però si possa fare un buon mix di pubblico-privato, stando attenti a però considerare l'acqua valore pubblico e così come però tutti i servizi pubblici locali.